La storia che andiamo a narrare è la più conosciuta della mitologia greca e sono tante le sue versioni. Io prendo a spunto ciò che ci narra Ovidio nelle Metamorfosi per narrare le vicende di questo giovane, la cui bellezza, pari a quella di un dio, fu la causa della sua stessa rovina. Il fanciullo di cui parliamo si chiama Narciso ed era figlio della ninfa Liriope e del fiume Cefiso, che, innamorato della ninfa, la avvolse nelle sue onde e nelle sue correnti, possedendola. Da questa unione nacque un bambino di indescrivibile bellezza e grazia. La madre, poiché voleva conoscere il destino del proprio figlio, si recò dal vate Tiresia per sapere il suo futuro. Era questo il più grande fra tutti gli indovini che la sorte aveva reso cieco, perché aveva osato porre i suoi occhi sulle nudità della dea guerriera Atena, che dopo averlo punito per la sua audacia, rendendolo cieco, gli fece dono del Vaticinio di poter prevedere il futuro. Pesia, dopo aver ascoltato le richieste di Liriope, le disse in tono greve che suo figlio avrebbe avuto una lunga vita se non avesse mai conosciuto se stesso. Liriope, che non comprese la profezia dell'indovino, andò via e con il passare degli anni dimenticò quanto le era stato profetizzato gli anni passarono veloci e narciso cresceva forte e di una bellezza tanto dolce e raffinata che tutte le persone lo ammiravano fossero esse uomini o donne si innamoravano di lui anche se narciso Rifuggiva ogni attenzione amorosa. Si racconta della sua insensibilità e vanità, tanto che un giorno regalò una spada ad Aminio, un suo acceso spasimante, perché si suicidasse. E Aminio, tanto era grande il suo amore per Narciso, si trafisse il cuore. La sorte volle che la storia di Narciso si incrociasse con quella della ninfa Eco. Incontro nefasto che fu la rovina di entrambi i giovani si narra che la sposa di zeus era la cui gelosia era nota a tutti gli dei e a tutti i mortali era sempre alla ricerca dei tradimenti del marito e sfortuna volle che un giorno si rese conto che la compagnia e le continue chiacchiere della ninfa eco altro non erano che un modo per tenerla a bada e distrarla per Favorire gli amori di Zeus, dando il tempo alle sue concubine di mettersi in salvo. Grande fu la sua rabbia quando apprese la verità e la sua ira si manifestò in tutta la sua potenza. Rese, ecco, destinata a ripetere per sempre solo le ultime parole dei discorsi che Le si rivolgevano mentre Narciso era intento a vagare nei boschi e a tendere reti tra gli alberi per catturare i cervi. Lo vide la bella eco che, non potendo rivolgergli la parola, si limitò a rimirare la sua bellezza, estasiata da tanta grazia. Per diverso tempo lo seguì da lontano, senza farsi accorgere. E Narciso, intento a ricorrere i cervi, né si accorse di lei, né si accorse che si era allontanato dai compagni e aveva smarrito il sentiero. Così Narciso cominciò a chiamare a gran voce, chiedendo aiuto, non sapendo dove andare. A quel punto Eco decise di mostrarsi a Narciso, rispondendo al suo richiamo di aiuto e si presentò protendendo verso di lui le sue braccia, offrendosi Teneramente, come un dono d'amore e con il cuore traboccante di teneri pensieri. Ma ancora una volta la reazione di Narciso fu spietata. Alla vista di questa ninfa che si offriva a lui, fuggì inorridito, tanto che la povera Eco, avvilita e vergognandosi, scappò via dolente. Si nascose nel folto bosco e cominciò a vivere in solitudine, con un solo, pensiero nella mente, la sua passione per Narciso, e a questo pensiero era ogni giorno sempre più struggente, che si dimenticò anche di vivere, e il suo corpo deperì rapidamente fino a scomparire e a lasciare di lei solo la voce. Da allora la sua presenza si manifesta solo sotto forma di voce, la voce di eco che continua a ripetere le ultime parole che le sono state rivolte. I dei vollero allora punire Narciso per la sua freddezza e insensibilità e mandarono Nemesi, dea della vendetta, che fece sì che, mentre si trovava presso una fonte e si chinava per bere un sorso d'acqua, nel vedere la sua immagine riflessa, immediatamente il suo cuore iniziò a palpitare e a struggersi d'amore, per quel volto così bello, tenero e sorridente, non consapevole che aveva di fronte se stesso, ammirava quell'immagine e mandava baci e tenere carezze, e si immergeva le braccia nell'acqua per sfiorare quel suo alve volto, ma l'immagine scompariva non appena la toccava. Rimase a lungo Narciso presso la fonte, cercando di afferrare quel riflesso, senza accorgersi che i giorni scorrevano inesorabili, dimenticandosi di mangiare e di bere, sostenuto solo dal pensiero che quel malefico sortilegio che faceva sì che l'immagine gli sfuggisse, sparisse per sempre. Alla fine, Narciso morì presso la fonte che gli aveva regalato l'amore, anelando un abbraccio della sua stessa immagine. Quando le naiadi e le driadi andarono a prendere il suo corpo per collocarlo sulla pira funebre si narra che al suo posto fu trovato uno splendido fiore bianco che da lui prese il nome di Narciso e gli antichi narrano ancora che a Narciso non fu di lezione passare un'altra vita in quanto mentre attraversava lo stige il fiume dei morti per entrare nell'oltretomba continuava a cercare il suo amato riflesso nelle acque del nero fiume. In qualunque modo sia morto Narciso è certo che questo mito è arrivato sino ai giorni nostri. Pittori, musicisti, scrittori, psicologi continuano a trarre ispirazione dalla storia di questo giovane. Era superbo? Era egocentrico? Era egoista? Era ingenuo? Ognuno ne dia l'interpretazione che ritiene più consona. Anche se è certo che in fondo il giovane Narciso cercava solo una cosa: l'amore, come ogni creatura che popola questa terra.